la prima partita contro una grande, no? Il Milan, perché comunque io penso che tutte siano grandi partite, perché devono essere tutte affrontate nella giusta maniera, e i punti valgono sempre contro tutto e contro chiunque, quindi sicuramente la prima partita contro una grande squadra come il Milan. C'è grande rispetto nei loro confronti, questo è fuori dubbio, perché non dimentichiamo che il Milan è sicuramente tra, se non la favorita, tra le favorite per questo campionato. Viene da un campionato precedente dove ha vinto in maniera importante, è arrivato in finale di Coppa Italia, si sta confermando anche quest'anno in Coppa Campioni, in Champions. E quindi sicuramente merita grande rispetto da parte nostra. Quella nostra è una sfida di una grande squadra, di una squadra che sta studiando per diventare grande, di una squadra che non deve dimenticare mai da dove arriviamo, da quello che è successo alla Juventus. Basta pensare questo, ecco. Basta pensare da dove arriviamo e quello che è successo alla Juventus, per non creare illusioni, anzi per trovare grande rabbia in noi, grande voglia per cercare di tornare ad essere competitivi ai massimi livelli quanto prima. Quando ci riusciremo, quando staremo lì, allora parleremo poi di sfida a scudetto. Ibrahimovic sicuramente per loro è un valore aggiunto importante, un giocatore che è un po' l'ago della bilancia, no? Perché da un momento all'altro può tirare fuori dal cilindro giocate importanti sia a livello di finalizzazione che a livello di assist. Però, come hanno detto i miei calciatori, la partita la si prepara sull'11 del Milan, anzi sui 14, perché poi ci saranno le sostituzioni. È inevitabile che noi cercheremo, in base alle caratteristiche dell'avversario, di usare degli accorgimenti, perché ogni partita, anche a livello difensivo, viene varata anche in base alle caratteristiche dell'avversario.